proprio questa sorpresa, quindi magari c'è un pantalone prossimamente. Cuffia! Incuffiamoci. Buongiorno a tutti dagli studi di Rede Italia. Di nuovo all'orario oggi. Ogni mercoledì appuntamento con uno speciale giovane. Giovanni in studio Buongiorno a con tutti. un altro ospite giovane, Giorgio. Tra poco ci presenterai. E poi avremo un collegamento, faremo una specie di gara Sì, oggi. ci sarà una cosa innovativa, una specie di quiz. Il Ci quiz da improvvisavamo Dio. mai, Ecco, buongiorno. c'hai i ragazzi che studiano italiani dell'IBS. Un collegamento prima a Valentina, ma tra poco questo. Prima facciamo quattro chiacchiere con Giorgio, poi avremo una canzone, quindi ci dedicheremo ai ragazzi dell'IBS. Di dove? Qual è? Sobborgo? Meadowbank. Meglio. Prima di Giorgio, ho una novità. Nel nostro, noi abbiamo il programma Giovani degli Esperti a Rede Italia, no? Il dottore, gli avvocati, eccetera, si alternano ai nostri microfoni per dare suggerimenti, consigli ai nostri ascoltatori. Ebbene, si è deciso di fare una linea aperta con gli esperti dedicata all'assistenza legale per quanto riguarda l'immigrazione. Abbiamo un giovane avvocato di Immigration Law di Brisbane, si chiama Fabio Orlando, che farà degli interventi proprio nella materia, ma non solo su questo. Comunque, gli appuntamenti sono per martedì 16 settembre, per coloro che avessero qualcosa di legale da chiedere dall'esperto di turno per l'immigrazione. 16 settembre, martedì 16 settembre, martedì 30 settembre, martedì 14 ottobre, martedì 28 ottobre. Ovviamente all'avvocato noi passeremo, al nostro giovane Fabio Orlando, passeremo anche alcune domande che ci vengono poste dai nostri ascoltatori o da chi ci segue attraverso internet dall'Italia, giovani che vogliono arrivare, che vogliono venire in Australia per una prima esperienza di lavoro. Detto questo, Ottima cosa. ecco, diamo subito la parola a Giorgio, tu lo conosci, quindi a te Eh sì, presentarcelo. insomma, diciamo che potrebbe presentarsi da solo, ecco, perché non lo conosco abbastanza bene, potendo presentare io. Allora, Giorgio, da quanto tempo sei in Australia? Buongiorno. In Australia ormai sono oltre 11 mesi, sono qua in Australia. Sono arrivato l'anno scorso, sono rimasto, beh, qualche giorno a Sydney, dopodiché ho lavorato in una farm tramite woofing per qualche settimana vicino a Canberra. Dopo qualche settimana lì sono andato a Canberra, sono rimasto un paio di mesi e ho lavorato in un ristorante. Finito quello, ho deciso di spostarmi in Tasmania per la raccolta delle ciliegie. E così facendo avrei potuto ottenere il secondo visa. Quindi ho fatto un po' di raccolta di ciliegie in Tasmania, dopodiché ho comprato la macchina e da lì ho girato per 5-6 mesi in auto. Ho fatto la Tasmania, la Great Ocean Road, Kangaroo Island, Adelaide, Coober Pedy, Uluru, Kings Canyon, Alice Springs, Darwin, una piccola uscita a Bali. Poi ho fatto cosa che è Townsville, nei dintorni di Townsville mi sono fermato e lì ho lavorato per un mese e mezzo in una farm di raccolta, in una farm dove si piantavano angurie. È rimasto lì un mese e mezzo. Nel frattempo, comunque, ho girato Cairns, la barriera corallina, poi disceso l'Australia e sono arrivato qui a Sydney pochi giorni fa. Avevo rispettato lo spirito Quindi del working holiday, sì, più. Quindi hai riuscito ricevuto già a lavorare. il permesso per stare un altro anno, allora. Sì, non ho ancora fatto l'applicazione, però ho 93 giorni, quindi posso richiederlo. Penso poi, mentre lui raccontava le sue passeggiate, tra virgolette, no? Cioè, ci sono parecchi italo-australiani, parecchie persone sono arrivate qui 40-50 anni fa, forse di più, che non conoscono le zone che hai visitato tu in Sì. così poco tempo, non lo garantisco, perché è vero, parecchi non si sono mossi dalla regione, dallo stato in cui sono arrivati per la prima volta. Qualcuno più o meno avrà fatto qualche altro stato, non so, Sydney, Melbourne, città principali, ma non il percorso che hai fatto tu. Che invece sarebbe bello e stimolante fare, un po' come Sì. fanno gli australiani quando vanno in pensione, gli australiani proprio, no? Sì. Osi, 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 loro quando finiscono di lavorare, il loro sogno è comprarsi un camper, magari vendono una macchina per comprarsi un camper per girare l'Australia, per scoprire la loro terra. Ma anche perché quello è lo spirito del working holiday, quindi di
viaggiare, vedere più cose possibili, fare più esperienze possibili e lavorare per mantenersi. In giro lungo e largo, Giorgio, qual è la zona che ti è piaciuta di più? Così a livello proprio turistico. Ce ne sono parecchie zone belle, forse ho preferito la Tasmania, anche se è un po' fredda, infatti consigliabile andarci solamente in estate, ed è molto bella, ci sono spiagge, montagne, ci sono, è molto animali strani, sì, molti animali strani, merita veramente. E a parte quello, l'abito c'è a Rode, non è male, è molto interessante. Che cosa ho visto? L'Uluru, classico, il Kings Canyon, il Litchfield National Park, la zona vicino a Darwin, è molto interessante anche quella. Ci sono molti fiumi caldi dove è possibile fare il bagno con acqua con temperature sopra i 30 gradi. Senza coccodrilli, cosa? Ci possono essere, ogni tanto trovi da pericolo scritto, attenzione, ci possono essere coccodrilli, però si può entrare. Ciao, ho raccontato la storia che qualcuno pensava fosse una barzelletta di due delfini che si aggirano per le spiagge qui di Sydney, sembrano che non riconoscono la propria specie, sono in calore e cercano di accoppiarsi, comunque vedono in mare, succede qualcosa. Questa notizia era vecchia già di qualche anno fa, c'è stata una volta un delfino che abbiamo fatto anche delle fotografie, eccetera. Adesso ce ne sono, se spazza la voce, secondo me i delfini si danno appuntamento sulla spiaggia di Sydney. Ma se ti capita quello, però non è così male. Potrebbe andarti peggio, perché se arrivano gli squali, visto che sta succedendo, gli squali. Ah, vanno bene, sì, adesso. C'è il Dipartimento della Salute Pubblica e il Dipartimento in congiunzione con il Dipartimento di Protezione Animale Australiana che stanno cercando di scoprire perché sembra che questo comportamento degli squali sia anomalo. Non si sono mai spinti fino a questo punto, sì. Rarissimamente quando proprio hanno fame, avevano fame, cioè, ma adesso proprio lo fanno proprio per attaccare. Sì, sì, sì. E non ha importanza se c'è l'alta marea, bassa marea, se l'acqua entra o esce dalla baia, no, attaccano punto e basta e qualsiasi cosa sta in movimento nell'acqua, quindi stanno cercando di scoprire anche per dare poi dei suggerimenti a chi sta sempre in mare come comportarsi. Sperando che non facciano cose come in Western Australia che hanno cominciato ad ammazzare tutti quelli superiori. Indiscriminatamente. Sì, quindi dobbiamo evitare. Mali estremi dicono estremi rimedi, ma non sembra giustificabile e accettabile questo principio. Comunque Giorgio, da che zona d'Italia, secondo dall'accento si capisce, però dillo tu via. Da Bergamo Alta? Bergamo Alta? Sì, vicino a Bergamo città. Io sono stato per un po' di tempo sulle Cascine dell'Adda, lì mio fratello aveva una casa, lì, le Cascine dell'Adda, un po' più giù, no? In direzione verso Milano. Verso Milano, sì, perché poi si affronta quella curva dove dicono, dopo questa curva dove c'è la Madonna del Bosco, no? Il santuario, dopo quella curva non siamo più in Lombardia. Quando si entra però da Milano, perché sembra che finiva una volta la nebbia, adesso sembra non ci sia più manco più la nebbia. No, ce n'è veramente c'è più nebbia. Ma una volta c'era la nebbia fino a là, poi si girava sta curva, si vedeva la Madonna del Bosco ed era tutto bello, terso, sereno, sì, pulito, bello, è stata una bella città. Sì, sì. Ti manca? In parte. Fatto una faccia. La faccia non si può spiegare in radio. Sì, pure là, diciamo, la natura ci sta ancora un po', no? Sì, sì, lì sì. Boschi, cose ci stanno. Sono le orobie. Ma non ti manca? Qualcosa sì, però non troppo. Adesso programmi per il futuro quali sono? A breve torno a casa, poi vedrò. Probabile che tornerò qua col secondo visto, perché in Italia... Quindi come deve fare adesso? Deve prendere prima il secondo visto? Sì, basta fare presentare la domanda. Il problema è che una volta che si ottiene il secondo visto, si ha tempo un anno per utilizzarlo. Chiaramente bisogna farlo prima che si... Che scade. Soprattutto prima che si di diventare 31 anni, cioè se deve andare sotto i 30 anni. Nonostante il secondo visto, sì. Però c'è anche la limite d'età. Sempre la limitazione vale. Dell'età. Vale sempre quella. Quindi un'alternativa potrebbe essere quella di aspettare per fare l'application e farla nel momento in cui si vuole appunto ottenere il secondo visto. Considerando che però ci vuole un po' di tempo, se non sbaglio bisogna farla soltanto tramite posta, che può essere un problema dell'Italia. No? Perché bisogna avere il domicilio, eccetera, eccetera, no? No, non bisogna avere il domicilio, no, il problema è soltanto una cosa per posta, insomma, è un po' più scomodo, no? Perché mentre il primo visto si può fare tutto tramite internet, quindi è tutto veloce, no? Questo qua è un pochino più lungo, però cioè, non è un problema. Allora, quindi partirai subito, tornerai quasi subito, una volta che hai finito questa prima esperienza, parti, poi ritorni. Sì, è possibile.
vedrò un po' cosa succede a casa, ma penso sì, qualche mese. Cosa facevi in Italia a casa? Avevi già una tua professione, un tuo lavoro? In Italia, beh, avevo studiato la scuola, la ragioneria, dopodiché ho lavorato 4 anni come magazziniere, poi ho lasciato tutto e sono contento. Sono andato a Londra, ho lavorato lì qualche mese, ho imparato un po' l'inglese, dopodiché sono venuto qua in Australia. Ah, quindi sei ancora un po' nel limbo, non sai ancora con certezza quello sì, che vuoi fare. Un attimino. Io volevo chiedere a Giorgio una cosa, l'esperienza del woofing, come è stata? Perché molti ragazzi sono interessati a farlo per la questione del visto, ma anche a livello culturale come esperienza. Spieghiamo cosa è innanzitutto. Sì, il woofing è volontariato in cambio di vita all'ozzo in ambito di farm biologiche, quindi organic farms. Quindi sì, volevo sapere un po' com'era questa esperienza di vivere con una famiglia australiana. Sì, non è male. Praticamente se lavori in una farm australiana, ovviamente non vieni pagato, ma loro in cambio di dando vitto alloggio. Cioè, ho fatto diversi woofing. Il primo woofing che ho fatto nel New South Wales, era una farm dove praticamente allevavano pecore, allevavano agnelli, e niente, non era male. E dopo ho fatto una settimana di woofing verso Mission Beach, dove coltivavano verdure, anche lì non è stato male. Ma il bello del woofing è che praticamente conosci gente del posto, esatto. impari l'inglese, dialoghi l'inglese con la famiglia, ed impari a fare dei mestieri che molto probabilmente se non andassi lì non avresti l'occasione di apprendere. È con lo stile di vita proprio diverso, sì, da quello nostro. Sì. Trovate anche altri italiani o ragazzi di altre nazioni? Quando ho fatto woofing, ho trovato un paio di ragazzi, ma di altre nazioni, non italiani. Quindi c'è anche l'esperienza di conoscere altre persone, sì, sì, di altre nazioni addirittura, non solo, sì, italiani. Sì, un'ottima esperienza. Io lo consiglio a tutti i giovani sempre di farlo. È vero che non si viene pagati, ma non si hanno spese. Il cambio di vita alloggio, Giorgio, vitto da fame o insomma andavi bene? No, si mangiava bene. Poi c'è, dipende dove finisci, c'è molta gente che ne parla molto bene, gente che ne parla male. Ovviamente vai ad occhi chiusi. Buona fortuna, però mi è andata bene, mi sono trovato bene nel gusto. Bene, primo segmento è chiuso, andiamo alla prima canzone, poi ci collegheremo con il IBS. L'IBS, sì, IBS, italiano, IBS. Sì, oggi sono tre canzoni un po' a tema dei bambini. La prima canzone è una canzone di Zucchero, si chiama Diamante, ed è una canzone che Zucchero ha dedicato a sua nonna. Ed è interessante un po' paradossale la cosa, perché dato che appunto ha trascorso la sua giovinezza con la nonna, in qualche modo la mamma diventa paradossalmente l'impersonificazione della sua giovinezza, quindi Zucchero Diamante.